Bella ragazzi, qui Sal 24R, oggi siamo tornati su Pasaga TV con questo nuovo unboxing. Oggi è il 13 novembre e come vedete è uscito Call of Duty Black Ops 2 e questa, come potete vedere, è l'edizione esperto, l'edizione da collezione. Vi ricordo che contiene Nuketown Zombie e le varie accessori, tra quali steelbook e canzone e anche poster che mi daranno in un futuro, diciamo, perché... E procediamo subito con l'unboxing, sconfeziono il gioco e arrivo subito. Eccoci qua ragazzi, ho levato la copertura e quindi procediamo subito con l'unboxing. Ecco, perfetto. Non so quale sia il lato giusto. Sì, è questo qua, ok. Questo lo mettiamo via. Ok, levati. Ok. Ecco, qui abbiamo il gioco con la steelbook, devo dire molto molto bella. Non so se si vede, forse un po' in controluce. Dove qua c'è la protagonista di Zombie e qua c'è anche un codice che non so cosa sia. E qua c'è, vabbè, l'uomo di Call of Duty, diciamo, insomma, il protagonista, penso, non so. Ancora la storia non l'ho fatta. Ecco, qui c'è il disco col manuale, con i codici per scaricare le mappe aggiuntive. Manuale, come al solito, bianco e nero, vabbè, ma conta poco perché tanto non penso di leggerlo neanche. E quindi, oltre al gioco, c'è una roba che... Oh, sì, ce la starò a fare. Ecco qua, due medagliette, come vedete. Una è Call of Duty Black Ops 2, non so cosa sia, vediamo, provo ad aprirle. Boh, non si aprono, dopo le aprirò con calma. E quindi questo era il contenuto della scatola. Olè. Questa è una scatola che potete usare come volete. E quindi io direi che l'unboxing è finito molto molto veloce. Molto veloce per questo Call of Duty Black Ops 2. E ci vediamo subito dopo con un gameplay della modalità zombie. Penso Nuketown. Ora vedremo. Comunque penso di fare su Nuketown. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento. E se volete scrivetemi nei commenti che cosa preferite, un gameplay multiplayer, zombie, Nuketown 2025? Chiedetemi pure tutto quello che volete e sarete accontentati. Bella ragazzi.